Non si sente? Allora, un saluto a tutti i presenti. Io credo che stasera è una bella serata per quanto riguarda l'associazione del gruppo Lambo Mincardo, perché abbiamo organizzato un evento che ha due finalità. Una, quella di aver donato alla biblioteca. La biblioteca, guardate, non è un fatto che appartiene a Tizio, Caio e Sembronio. Scusate se dico due parole, però qualcuno può capire. La biblioteca è un'istituzione nostra, quindi la dobbiamo curare. Oggi è il comune è di una certa parte A, domani sarà parte B, ma la biblioteca rimane, cioè le strutture, le istituzioni rimangono, e le associazioni culturali, che fanno cultura, ma le associazioni debbono garantire la collaborazione alle istituzioni, di qualunque parte si siano. Io posso anche essere con un delegato, un assessore, il più grande nemico di questo mondo, ma al momento in cui è un assessore, assume una forma istituzionale che io devo rispettare. Ah, vabbè. Scusate questa mia, leggera digressione. Detto questo, abbiamo donato oggi, come associazione Progetto Cendola e come questo gruppo Mingardo Lambro Cultura, che sta dando tanto allo sviluppo e al recupero della tradizione delle culture del Basso Cilento in particolare, circa 400 volumi. Oggi, stasera, il professor Pasquale Carelli ne ha portato una decina e più, altri ne hanno portato, Marisa Mendo ne ha portato la sua ultima pubblicazione. Cioè, ci siamo impegnati, questo gruppo, non solo a dare tutte le nostre pubblicazioni in omaggio a questa istituzione, ma anche a far sì, no, a promuovere questa azione affinché altri scrittori del Cilento, che scrivono sul Cilento, anche non nel Cilento, ma che scrivono, possano donare volumi, e affinché possiamo realizzare, cioè questo nucleo che abbiamo formato oggi, possa nucleare, diventare una sezione importante di storia e storia del Cilento. Naturalmente questo può avvenire solo con la collaborazione delle istituzioni, e noi ci auguriamo un domani che in questa biblioteca possa germogliare un centro studi su storia e storia del Cilento. Partendo dalla filosofia, oggi dite come mai presentate i due libri? Presentiamo i due libri perché questi due libri, uno riguarda proprio il scritto dal professor Lupo, Giuseppe Lupo, il socio fondatore della nostra associazione, che riguarda racconti, cioè storie nel Cilento, in questo contesto, in questo framework di storia del Cilento. Poi è a disposizione un mio libro che riguarda che cosa? Riguarda la storia dell'emigrazione centurese e del Basso Cilento, sul quale noi stiamo indagando in maniera molto, ma molto approfondita. Abbiamo chiesto, naturalmente tutto questo l'abbiamo inquadrato, grazie a Maria Di Masi e grazie al Comune, l'abbiamo inquadrato in un contesto che riguarda appunto, che potete leggere, delle giornate della cultura. E in quest'ambito appunto noi ci siamo impegnati a organizzare in questa settimana tre eventi. Oggi abbiamo detto qual è, domani ci cimentiamo con una lezione didattica con le scuole elementari, quindi la è la cosa più difficile che possa esserci per uno che ha insegnato all'università, porre in maniera corretta, concreta, dei dati, no? Di storia, diciamo, a dei ragazzi di scuola elementare. Ma è bello, secondo me, anche questo, perché noi dobbiamo colloquiare con la scuola, è il dovere della nostra associazione colloquiare con la scuola, questo è un altro aspetto. E poi sabato avremo un convegno, è il centenario della morte di Giovanni Verga, uno dei più grandi scrittori veristi, che ha scritto pagine che riguardano la Sicilia, ma riguardano il Cilento. Quando uno legge le novelle di Verga, sembra di vedere quello che avveniva nel Cilento, Basso Cilento, Rosso Malpelo, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nostro contributo come associazione, come gruppo, che abbiamo voluto dare
al Regionale della Cultura in collaborazione con il Comune. Questo, abbiamo ospiti i due relatori, che sono Luigi Leuzzi e Pasquale Carelli. Sono persone, non perché sono amici, ma di un valore culturale enorme, sia perché per quello che scrivono, sia per gli argomenti che scrivono, sul megalitismo, sulla storia, diciamo, del Cilento, eccetera. Quindi credo che stasera la serata sarà molto interessante. Bene, io vorrei dare la parola al sindaco. Sindaco, se per favore, credo. E poi due parole anche all'assessore, alla delegata alla cultura, che devo dire la verità è quella che ha perseguito con una forte determinazione e volontà, anche in tempi molto difficili quali sono questi. Non ci dimentichiamo che non sono tempi facili, di voler organizzare queste settimane, queste giornate. Prego, sindaco. Buonasera, scusate il ritardo, sto venendo da Salerno, perché come alcuni di voi sapranno, io resto anche il ruolo di consigliere provinciale delegato alla viabilità della provincia di Salerno, e quindi avevamo dei problemi non stiamo affidando, ma ci tenevo ad essere qui. Ci tenevo per tanti motivi. Oggi parte questo progetto che abbiamo immaginato come amministrazione e colgo il delegato, il consigliere delegato alla cultura, che ebbe la lungimiranza di inventarsi nell'ambito delle manifestazioni che già di per sé come amministrazione abbiamo cercato di portare avanti in questi anni, questo spaccato, la settimana della cultura. E mi riallaccio subito alle parole che diceva il professore Martuscelli, che ringrazio unitamente a tutta l'associazione Progetto 100. Al gruppo Mingardo Ambre Cultura, ai nostri gentili ospiti che ringrazio e saluto anche per aver donato questi libri nella biblioteca. Bene, quando noi immaginiamo la biblioteca come amministrazione, allora professore, facciamo quel ragionamento che lei sta facendo. Intanto riteniamo che la biblioteca è un luogo dove non esistono e non dovranno esistere aspetti politici. Non dovranno esistere. E lo dico da appassionato da politica. Che se mi rendono conto, caro professore, che domani qualcuno intende fare politica con la biblioteca, mi incazzo. Scusate l'espressione. Perché effettivamente questo è un luogo dove i nostri giovani dovranno riunirsi, dovranno incontrarsi, dovranno leggere, dovranno recepire quelli che sono i messaggi veri, i messaggi di aggregazione, i messaggi di formazione. E viva Dio, caro professore, quindi colgo anche qui l'occasione per chiarire una volta per tutte. Noi ci accingiamo da qui a poco a consegnare definitivamente, caro professore, i locali destinati all'associazione Progetto Centola, che quello è un progetto finanziato dalla Regione Campania, che fu definito Museo del Mare, vedo la nostra concittadina, nonché professoressa Mendola di Palinuro. In quel luogo voi avete messo degli oggetti che richiamano anche il mare. È vero o no, professore? E quindi chiamiamo anche qui a Cendola. Museo del Mare, professore, non significa che noi intendiamo portare il mare a Cendola. Saremmo degli sciocchi. Quindi lo dico a chi qualche giorno fa immaginava di scrivere e vogliono fare il Museo del Mare a Cendola. Smettiamo. Anche perché chiarisco anche qui, Palinuro ha già finanziato, ci sarà l'attrezzatura nell'aula consigliare, il centro di aggregazione e formazione presso la casa canadese, tutta la parte destra guardando il mare, è già finanziata l'attrezzatura arrivata. E se oggi non è in funzione, perché stiamo utilizzando quei locali provvisoriamente per la scuola media di Palinuro, rispetto alla quale stiamo facendo i lavori di abbattimento e ricostruzione anche lì a Palinuro, come qui a Cento. Da qui a qualche giorno andremo ad inaugurare quantomeno la prima parte del centro multimediale. Eccolo là, si vede da qua.
una serata come questa non ci sarà più bisogno di farla qua, ma la faremo là. Da qui a qualche giorno monteranno tutte le vetrate. Allora questa è cultura, professore. Preoccuparsi di quelli che sono innanzitutto i luoghi. I luoghi. E noi ci siamo preoccupati di questo. È chiaro, e mi avvio alla conclusione. Ma se questi luoghi poi domani non saranno messi a disposizione innanzitutto di associazioni, io sfido chiunque. Dal 7 maggio 2012 io ho ricoperto con grande onore, rispetto e umiltà questo ruolo. Ho sempre creduto nelle associazioni, professore. E voi avete fatto bene a rimarcare certi aspetti dall'inizio. Nemmeno io non mi sono mai posto gli aspetti politici o partitici. Mai. E mi auguro che in prosieguo questo messaggio culturale continui, con una differenza. Che oggi abbiamo i computer. Oggi abbiamo gli strumenti, vedete, stasera ci seguono anche persone da casa, che saluto. E ci siamo posti questi obiettivi, i luoghi, la tecnologia. E allora mi rivolgo ai giovani, di cui sento tanto parlare oggi. Cari giovani, non stiamo andando verso una società sportiva, dove prevale l'agonismo, là ci sta. Stiamo andando verso la costituzione all'interno del territorio comunale di individuare coloro i quali dovranno amministrare queste cose, farsi carico anche di queste cose. Quindi l'appello e l'augurio, e chiudo, è che l'aspetto culturale possa servire ad unire i territori, possa servire soprattutto ai nostri figli. Io qualche giorno fa, e poi davvero chiudo, leggevo qualche piccolo passaggio, il luogo della biblioteca, per consentire anche ad alcuni figli, perché anche questo c'è, perché poi c'è l'aspetto sociale, sotto c'è un centro sociale, dove anche lì stiamo facendo incontrare oggi dei progetti che hanno a che fare con i disabili, dei bambini disabili, e quindi vedere questo binomio forte, e ritorniamo ai luoghi. E quindi spero che davvero oggi si tenga conto e si portano avanti i progetti, perché è l'unica cosa che davvero può qualificare, può consentire la crescita di un territorio. Io vi ringrazio e davvero auguro buon prosieguo, e grazie ancora a coloro i quali stanno accompagnando, non faccio i nomi perché non vorrei dimenticare qualcuno, ma sono in tanti, non solo, queste iniziative ed altro. Grazie e buona serata. Grazie, sì, ovviamente i luoghi sono fondamentali, c'è poco da fare, quindi diciamo non si può che essere d'accordo sul fatto che locus facit omnes, diceva qualcuno, cioè l'uomo fa gli uomini. Quindi io darei la parola a... Sì, ho accettato un attimo delle persone. Devo uscire da qua, mentre tu parli, io esco. Vabbè. Buonasera e grazie a tutti per essere qui questa sera. Sarò brevissima, volevo soltanto fare un ringraziamento alle associazioni, in questo caso al Progetto Centro, al gruppo Lampremitato, che ci ha dato la possibilità di organizzare queste giornate, e soprattutto per la donazione dei libri. Questa sera apriamo una sezione importante che si chiamerà Storia e storie del cemento. È una sezione dove si parlerà di noi, di quella che è la nostra cultura, le nostre tradizioni, di cemento e del cemento in generale. Io mi auguro realmente che questo posto possa diventare un centro documentale, un centro dove anche chi frequenta l'università, fare le tesi, cioè essere un centro di raccolta di informazioni, di dati, da poter poi trasmettere al futuro, alle nuove generazioni. Spendo soltanto due parole per la biblioteca. La biblioteca Comunale di Centola è intitolata ad Alessandro Sangiono. L'intitolazione era fatta lo scorso autunno, il nome di un giovane di Centola, è proprio perché noi volevamo dare questo messaggio,
di racchiudere un messaggio forte, dare un messaggio forte alle nuove generazioni. Una stanza molto particolare ci tengo, quella dai 0 ai 6 anni, quella che avete visto dove sono i pacchetti piccoli, perché credo che leggere è una attitudine che si deve acquisire da piccoli. 0-6 anni non siamo in, abbiamo partecipato a un bando per Nati per Leggere e siamo in attesa di avere una risposta, e questo progetto ci permetterà di essere postazione appunto di zero di Nati per Leggere, dove i genitori impareranno a leggere e a capire l'importanza della lettura fin dal tempo materno. Quindi questo tipo di attività si fanno di solito all'interno dei presidi e dei pediatri. Sono voluti già fare un sopralluogo, hanno visto che questo luogo è idoneo a fare questo, quindi per me, per tutta l'amministrazione, credo che sia un traguardo importante, perché vuol dire che la biblioteca diventa un punto importante, essenziale del territorio, un luogo dove si aggrega, si fa formazione, si danno i presupposti per poter stare insieme, fare una parte anche sociale, perché chi non possiede a casa un PC oppure non ha, ha problemi di rete, di linea, qui può venire a studiare, collegarsi in internet, fare le ricerche, insomma, è a disposizione di tutti quanti gli scolari e non, anche gli adulti. E poi stiamo portando avanti un progetto molto importante per me, in questo periodo storico importantissimo, che è quello di aggregare, accompagniamo questi nuovi cittadini che noi abbiamo sul territorio, che sono scappati dalla guerra. Abbiamo dei bambini ucraini che sono qui e che noi il martedì e il giovedì abbiamo l'attenzione di accogliere la biblioteca con attività che vengono fatte apposta per loro. Sul tavolo lì, non a caso, abbiamo tutti i disegni che questi bambini stanno facendo. Abbiamo fatto i cavalieri, per esempio, con loro, con un'integrazione della loro cultura e la nostra. Cioè, stiamo cercando di mettere in moto dei meccanismi per poterli sentire, farli sentire a loro agio e accolti. Quindi la biblioteca è un luogo di accoglienza, perché fare cultura è anche sapere accogliere le persone. Stasera sono un po' emozionata perché ho la presentazione di un libro di un mio professore della scuola media, il professore Wu. Quindi ci tengo in modo particolare e spero che sia una bellissima serata e che il professore possa rimanere contento. Io ci tengo. Grazie. Auguro a tutti realmente una buona serata e sono contenta anche per le persone che sono collegate da casa, la tecnologia in questo caso ci aiuta. Abbiamo anche uno da Amsterdam. Anche dalla Sardegna, se non sbaglio c'è il professor Emanuele Otto, è il professore che farà un corso di formazione sulla lettura proprio ai bambini della scuola elementare, della scuola primaria, della scuola secondaria, e anche ai docenti prossimamente il 2 e 3 maggio. Per il nostro istituto. Quindi sono contenta anche che ci sia lui questa sera e se vuole fare poi un saluto, non so. Grazie a tutti. Grazie, allora passiamo alla prima. Posso andare ad accettarlo? Sì. Voi dovete accettare le cose, no? Lo so, un secondo, allora abbiamo le basite di papà. Devo accettare una. Boh. Ecco qua, il gesto di Mauro, perfetto. E c'è anche un altro, cioè. Forse voi non potete cosa fare, è andato. Buonasera. Buonasera. Va bene. Vado.
Bene, allora do la parola a questo punto al relatore del primo libro, al Pasquale Carelli. Io sto leggendo un libro di Pasquale Carelli, ha regalato un sacco di libri scritti da lui, quindi per quanto mi riguarda è uno degli scrittori più raffinati che abbia il Cilento attualmente, specialmente è anche teatralizzato molti dei suoi scritti, scusa questa parola, è veramente un personaggio importante ed è per noi una soddisfazione averlo attivamente presente nel nostro gruppo. Prego Pasquale. Sì. Buonasera, rivolgo un saluto al sindaco, all'assessore, di quale abbiamo condiviso le parole e apprezzato tutti gli amici di Centola, gli amici dell'associazione Laura e Mingardo, in particolare il professor Martuscelli, che è è l'animatore di questa associazione culturale, che non è solo questo, è anche amicizia. E in particolare ringrazio il professor Lupo, per cui dice che lei è preside Lupo, perché ha lasciato un ottimo ricordo della sua direttore dell'istituto di Celle, e lo ringrazio per avermi voluto quale relatore del suo ottimo lavoro letterario. Io ho letto con interesse, diretto e con spirito fraterno, direi, e con spirito cilentano, perché condividiamo non solamente l'aver studiato lo stesso istituto di Sapri, Carlo Pisacane, ma anche la nostra condizione di cilentani, di basso cilentani e di Lambro Micardini, facendo onore al nome dell'associazione. È un libro che ho letto, dicevo, dall'introduzione all'ultimo racconto, come giusto, intitolato Il tradimento. È necessaria la lettura dell'introduzione, perché è quella che spiega la genesi dei racconti. In effetti Lupo ha preso origine, si è ispirato a dei fatti storici e cronachistici di Centola per impiantare dei racconti che suscitano interesse, curiosità davvero, davvero notevoli. Il primo racconto, i primi due racconti meglio, sono ispirati a due eventi avvenuti a Centola nel secolo scorso. Il primo si ispira alla caduta di un muro, ad un incidente che miracolosamente non fu causa di disgrazie. E lui ha visto questo incidente questo evento con gli occhi di un bambino particolare, un bambino vittima di quella scellerata moda, possiamo dire, di voler ghettizzare i compagni di scuola. Questo bambino è un po' isolato, è un po' dispiaciuto di tutto, un po' in contrasto intimamente con tutta la scuola, però in questo evento negativo fa il miracolo di farlo riavvicinare ai compagni, e il significato di questo racconto è che alle volte il male riesce a far
la vita in modo diverso anche ad un bambino, anche a dei bambini, e di questo abbiamo bisogno anche attualmente noi adulti, noi europei e noi del mondo. L'altro racconto è sempre ispirato a un evento degli anni 50, cioè al divieto che pose il prete di Cettola ad una tradizione che era quella di avvietare la sera, la notte del Natale, la chiesa con una suonando i dei fischietti dei flauti di canna, immagino quelli che si usano pure dalla nostra parte. Non si chiamano fischiette, non si chiamano flautiette, e quindi abbiamo la stessa desinenza. E questo bambino, ecco, questo è molto, molto delicato questo racconto. Questo bambino che non è vittima dei compagni della scuola, ma è vittima di un padre prepotente, malesco, che lo ha reso molto avvilito. Però ritrova un attimo di speranza nell'apprendere da parte di suo zio l'arte di suonare questo fischietto e poi esibirsi nella chiesa. Però il prete capita in un momento sbagliato, perché il prete con la cultura delle forze dell'ordine vieta questa esibizione nella chiesa. La sua conclusione è che nemmeno Gesù bambino lo vuole, perché per lui sarebbe stato un momento di riscatto, un momento di cambiamento di una vita addormentata. Ecco, quello che io ho parlato inizialmente di questi due racconti perché mi ha molto sorpreso, molto ben impressionato l'analisi psicologica che il lupo usa in ogni suo racconto. E i personaggi non sono visti in modo distante, lui partecipa in modo diretto a questi tormenti, a queste gioie, a queste emozioni dei personaggi. E questo è qualcosa che nella letteratura è molto importante, perché una cosa è leggere una narrazione distaccata e una cosa è leggere una narrazione in cui l'autore si rende partecipe delle disavventure, dei movimenti narrativi dei suoi personaggi. Questo particolare di una analisi psicologica dei personaggi molto accentuata si nota soprattutto in un racconto che mi ha sorpreso molto, La prima della classe. È un racconto un po' avulso dagli altri 14, i racconti sono 15, no? Perché è un racconto, per così dire, anonimo, nel senso che non viene mai citato il nome del protagonista, anzi della protagonista. E c'è un'altra situazione narrativa che è importante per un autore: il fatto di parlare in prima persona di un personaggio femminile. È un esercizio piuttosto difficile, perché bisogna entrare nella psiche della donna, e quindi si vede che lui è smaliziato nel narrare, nella narrativa in genere, e quindi narra di questa donna che è una donna in carriera, di grande successo, che è stata la prima della classe da bambina e da studentessa, e ha mantenuto questo primariato anche dopo. Infatti è lei che comanda, che gestisce culturalmente l'ufficio in cui lavora. Però alla fine c'è una sorpresa: una donna sì, sicura di sé, che riesce a mantenere autorità con tutti i colleghi, però è vittima di una brutalità
Paresca addirittura di suo marito, e non trova mai la forza e il coraggio di denunciare questo potente coniuge. E allora che fa? Facendo questa autopsicanalisi, perché il racconto è tutto, è tipo un monologo basato sulla autopsicanalisi, riconoscendosi, che fa? Trova il coraggio, riandando al passato, di andare a denunciare il marito. Ecco, quindi è questo, però, ripeto, è un racconto un po' corpo estraneo per quanto riguarda la raccolta dei 15 racconti, perché gli altri racconti sono estremamente personalizzati, nel senso che hanno tutti i loro nomi, sono tutti studiati nel contesto del paese, hanno tutti una conclusione che diciamo spesso è sorprendente, e sono immersi in un ambiente letterario quasi sempre riguardante il paese di Cendola o i paesi delle zone più ridicole. In questo noto il lupo un grande effetto, un grande amore verso il paese, si nota dalla minuziosità con cui usa i toponimi, da come descrive un paesaggio un po' parlante. Io non lo definirei, sono descrizioni sì del paesaggio, ma è un paesaggio che parla. Per esempio, c'è in molti racconti c'è la circostanza di una tempesta. Ho notato questo ritorno, questa frequenza. Oppure il paesaggio è bucolico, è tranquillo, è sereno, e lui riesce ad entrare con la sua narrativa in questo clima, che è tutt'uno, un clima atmosferico, un clima storico, un clima dei personaggi. E c'è molta storicità nei racconti di Lupo. C'è soprattutto una storicità rivolta al periodo post-unitario. Il brigante in genere è visto in modo romantico nella letteratura. Invece il Lupo nota una diversa concezione della figura del brigante. Ha il coraggio di dire che i briganti erano briganti, i liberali erano liberali, e questo è un po' a vantaggio della sua visione storica di un periodo particolarmente importante anche per Cendola, che fu quello post-unitario. Ci sono tre racconti che io concepisco come, ho letto come la storia di tre personaggi, di tre uomini. Sono racconti consecutivi di tre uomini che hanno il tormento dell'esistenza. Questo, il primo è Salvatore, protagonista Salvatore. Un personaggio che ha è un solitario, un personaggio che scopre all'improvviso la sua età, scopre di infatti racconta il titolato non sapevo, aspetta, era anziano e non lo sapeva, ecco, e qui l'autore scopre la circostanza del Covid per impiantare tutto il narrato e per entrare nella psiche di questo personaggio anziano che viene trattato dai parenti e dai conoscenti come un debole, un personaggio debole che ha bisogno di vaccinazione, un'ultra
settantenne, e quindi questo fa cadere il protagonista in uno stato angoscioso. Il racconto che viene dopo, il personaggio, il protagonista è un certo Mario. Questo racconto c'è, che io considero il racconto meglio riuscito, c'è un personaggio, un certo Mario, che è estremamente in conflitto con la società, ma non con la società, con tutto, con se stesso. È un solitario nel vero senso della parola. Figuratevi che è un personaggio che si cammina su di un marciapiede e vede dall'altro lato del mondo al marciapiede delle persone, cambia posto, cambia marciapiede, il che significa rifiutare proprio l'incontro con il suo essere. Se va in chiesa siede in un banco lontano dagli altri banchi, proprio per evitare lo cambiarsi il gesto di pace. Quindi è terribile, è patologica questa solitudine del personaggio. Mi piace questo racconto, che ripeto, secondo me è quello in cui dice meglio il Lupo, perché è pieno di metafore. C'è la metafora del marciapiede, già è metafora del comportamento. La metafora poi sta anche nel titolo, del racconto, che la strada che discende verso il fiume, ecco, la discesa verso il fiume. Alla fine questo personaggio si isola, sale su una collina dalla quale si vede il Bingardo giù sfociare nel mare, e lì viene ispirato e comincia a disegnare. Però a un certo punto, ecco, già il sentiero spinoso, il sentiero trascurato, già rappresenta la sua esistenza, quindi un'altra metafora. Viene avvicinato da una capretta la quale ha dato addirittura il nome Filomena, perché questa capretta è il mezzo inconsapevole, altra metafora, è quasi una qualcosa che annuncia un incontro. L'incontro con che? Con il pastore di questa capretta, che ha lo stesso tormento per un'analoga disavventura di Mario, e quindi fraternizzano, si confessano, per la prima volta parlano entrambi, quindi si incontrano in due solitudini. Poi ci sono dei racconti così gustosi per me. Io già lo conoscevo, forse l'avevo presentato dell'Abbate, l'avevo presentato già in un concorso, che è un delizioso racconto boccaccesco, ma scritto con una eleganza, con una sapienza notevole, quindi è godibilissimo. E altri racconti che mi hanno sorpreso sono quello di Elisabetta Maria, un personaggio protagonista del racconto. E questo racconto qui è immerso proprio nel periodo storico che dicevo, e è un po' io lo vedo come un romanzo concentrato in 10-12 pagine, ecco perché è spostato nel tempo, ci sono dei rimandi narrativi giustamente collocati, e ha una struttura che da romanzo breve. L'ultimo racconto è Il tradimento. Il tradimento parla di un tradimento del signorotto
del tempo, sempre del periodo ottocentesco, che molto ispira Lupo, e che viene punito per la sua sincerità, cioè confessa alla fidanzata un tradimento, si aspetta un elogio alla sincerità, invece la fidanzata lo lascia per sempre, e quindi resta questo poveretto resta abbandonato e conduce una vita solitaria anche lui. Ecco, lo stile è uno stile scorrevole, è uno stile che si sofferma, come ho detto prima, molto sulle descrizioni paesaggistiche, sulla fisica dei personaggi e soprattutto è uno stile che esprime dei concetti, esprime delle osservazioni al momento opportuno. Diciamo che è piacevole leggerlo e io l'ho letto e mi è piaciuto molto. Mi ha arricchito anche perché siamo come dicevo all'inizio di una analoga istruzione scolastica, sociale, ambientale, e quindi penso che anche tutti voi leggendolo vi ritroverete in un ambiente che amate, come l'autore dimostra di amare con la sua narrativa. Vorrei fare una domanda, perché il sottotitolo è chiarificatore, cioè parla di storia e storie, cioè quello che dicevo prima, tu costruisci il racconto partendo da un episodio storico o di cronaca. Perché questo titolo, 300 metri sul livello del mare? Mi sembra un po' tecnologico. È abbastanza semplice, è stato così quasi un gioco poiché praticamente al centro di questa raccolta di racconti. Peppe, scusa, ti puoi mettere proprio Peppe. E centola geograficamente. Alzi, se no non ti vedo. Se ti alzi, se no non ti vedono dalla platea. Praticamente 300 metri sul livello del mare. Quindi 300 metri sul livello del mare per dare così un riferimento chiaro e preciso il titolo 300 metri sul livello del mare. Va bene. Va bene, non lo so. Sì. Io direi finiamo qui un momento, va bene? Cioè, poi proseguiamo con il secondo e poi apriamo il dibattito, d'accordo? Sì. Però permettete, innanzitutto grazie al professore. Però prima di passarvi ho il dovere di salutare Bert, did you hear me? Hello, Bert. Open the microphone, please. Yes. My. Okay. Just died, so I had the other one on. Great to see you. He was in Gendola 2 years ago. We will see the photo, some photos. Okay, Bert. Wish to see you again in Gendola, okay? I would love to come, Ezio. I would love to come again and see everybody. Verrà di nuovo a Gendola. Okay, un saluto anche al professor Ortu, va bene, che non, non ci sta. Vabbè, io credo che possa questo. Okay, io credo che possiamo proseguire, poi dopo apriamo un dibattito insieme, no? Farei così, diciamo. Quindi, allora, la parola al Luigi Leuzzi, un caro amico, e devo dire che ho una grande stima di Leuzzi, forse perché ci accomuna il fatto che
lui, oltre che essere uno scrittore, è un ricercatore, perché anche io sono un ricercatore di formazione. Sapete che forse stanno chiedendo la... Sì, viaggio, ecco. Perfetto, ecco. È un ricercatore, lui è un ricercatore del territorio ed è diventato uno dei più grandi esperti a livello non solo nazionale, regionale, del megalitismo cilentano. Nei suoi, diciamo, studi ha cercato di mettere in correlazione il megalitismo con l'identità di un antico popolo, dell'antico popolo cilentano. Ma oggi parleremo di altro, parleremo delle migrazioni, che però anche ha a che fare con l'identità dei popoli. Prego Ligia, a te la parola. Dunque, si sente bene o devo togliere la maschera? Meglio che la togli. Se vi alzate, però possiete dire anche di là. Dunque, sono onorato di partecipare a questo evento significativo, perché necessariamente ricordiamoci che fruire di una biblioteca aperta ai scrittori occidentali e orientata verso una percezione, un sentimento di identità, che è necessaria anche per ricostruire quello che poi è un evento significativo di sofferenza e di emigrazione. Vedremo poi dei nessi significativi, perché in senso io dopo l'intervento del caro Pasquale Carelli, che è stato molto introspettivo e molto psicologico, per cui mi ha sottratto ampiamente una mia vocazione, la mia attività di psichiatra, mi trovo poi a parlare soprattutto di un contributo importante che ha a che fare sempre con l'identità e con la dimensione antropologica, e che è la scrittura del professor Ezio Martuscelli. Ma non si può prescindere, nel parlare dei suoi testi, da questa sua missione, perché il professore Martuscelli ha avviato con la Fondazione Associazione del Progetto Cendola e del Museo della Memoria. Non voglio in questo senso sbilanciarmi tra mare e interno, perché il mare e l'interno, il Cilento, hanno avuto sempre una vocazione di rispecchiamento necessario, per cui non si poteva prescindere. E questa distanza della costa attuale rispetto all'interno, che ricordo sempre di più uno spopolamento marcato, è un segno di sofferenza per una comunità che ha avuto sempre scambi e dialoghi, e anche non soltanto di merce, ma anche di cultura, perché in qualche modo la transumanza o altri eventi locali del commercio hanno creato sempre un'identità che è attiva delle esperienze diverse tra la costa e l'interno. Quindi, onorando anche, diciamo, la posizione del sindaco, per cui mi sento molto vicino, io lo chiamerei Museo della Memoria. Lo chiamerei il Museo della Memoria perché quando venne, ci fu il primo accesso, grazie di vedere il professore Martuscelli, rimasi proprio colpito da una serie di documenti, foto, oggetti che riattualizzavano delle presenze ataviche e che trovavano posto nella mia memoria e anche nei miei ricordi, collocandosi in uno spazio che annullava le differenze, le distanze geografiche, che apparteneva al patrimonio dell'umanità. Quindi ecco la prima altra, diciamo, acquisizione del Museo della Memoria, e direi anche in questo senso della testimonianza. L'altro passo è quello del professore Martuscelli, e l'ha costituito il gruppo Lambro Lungardo. Sono tre momenti distanti, ma hanno tutti un'unica funzione, quella di avviare e attualizzare un processo riparativo per una terra che dimentica di sé, che corre il rischio di rimanere nell'oblio e che porta in seno una cicatrice che è ancora aperta, che è l'integrazione di coloro che per sorti avverse, nelle sventure delle famiglie che vengono rappresentate nei testi del professor Martuscelli, possiamo attestare bene questa affermazione, e proprio nella questa cicatrice è reale. E quindi quello che si richiede necessariamente è interrogarsi e scolpire in questo bisogno di identità, altrimenti smarrita,
le domande significative. Da dove veniamo? Dove andremo? Chi siamo? Chi saremo? Potremmo porre tutta una serie di domande che io ho articolato proprio in questo modo. Da dove veniamo? E chi eravamo? Dove andiamo? E chi siamo? Dove andremo? E chi saremo? Beh, non è soltanto un gioco delle funzioni verbali, ma in fondo diciamo a che fare appunto con l'identità. Dunque, quello che mi ha colpito sempre di questa funzione riparativa del gruppo culturale e delle istituzioni è stato sicuramente l'importanza di avviare un processo di acculturamento individuale e collettivo. Cioè l'acculturamento dell'individuo non può prescindere dall'acculturamento della comunità, e questa biblioteca lo dimostra, non a caso. Altro aspetto fondamentale, l'aumento di consapevolezza, perché è anche un approfondimento di quelli che sono i valori, quelle che sono le dimensioni etiche, perché approfondire la consapevolezza, approfondire la communitas, dandoci un po' sì, significa condividere una dimensione intersoggettiva che è parte integrante della nostra identità, rispetto alla quale non si può fare assolutamente a meno. E poi, attraverso questo percorso, questa funzione riparativa, si sono poste delle domande e trovate forse anche delle risposte rispetto allo stilicino emorragico dell'immigrazione, perché ci sono state sicuramente fondate motivazioni sociali e sicuramente non si è potuto fare a meno di leggere il confronto con le pressioni che inevitabilmente le aree sociodemografiche ben organizzate, il capitale sociale più elevato, hanno funzionato come attrattori e hanno distolto chiunque nella sofferenza e comprensibile, ma noi che siamo stati dall'altra parte, dal bisogno di riannodare un legame con coloro che per destino, per sorte avversa, erano stati destinati all'immigrazione, e abbiamo sacrificato anche per convenienza di costituire questo senso di identità che passa anche per la tenacia, il coraggio dei nostri emigranti, perché noi messi in questi luoghi, senza magari ci siamo spostati per motivi di lavoro e chi è stato fortunato ed è entrato, abbiamo una differenza rispetto ai nostri progenitori. Abbiamo perso quella tenacia, quella dimensione di salda identità, quella robusta costituzione che consentiva di fare fronte alle diversità. E come riannodare questi nodi? C'è stata una intuizione felice e anche feconda da parte del professore Martuscelli, che cito in prima persona perché lui non è soltanto lo scrittore ma anche la voce narrante, è colui che tiene insieme i vari attori dell'emigrazione e li rende partecipi scrittori nonché storici. E questo è l'altro aspetto significativo del contributo del professore Martuscelli, perché la storia non è soltanto la storia maggiore, top down, ma è la storia minore, è la storia delle varie famiglie che vengono considerate diciamo come un campione esemplare che fornisce quei documenti intimi, privati, ma che danno senso ai documenti ufficiali. E poi arriveremo a citare anche alcune parole, perché è inevitabile diciamo che si debba arrivare anche a chiarire meglio il pensiero dello scrittore. Dunque, noi ci confrontiamo con i fantasmi dell'immigrazione ancora. Ma viviamo e condividiamo, anche se apparentemente rimosso, un sentimento di perdita e un risentimento, un sentimento pervasivo di immanenza e mancanza d'essere allo stesso tempo. Perché le mancate occasioni per realizzare i progetti di vita non possono così declinare semplicemente nella lamentazione e nell'autocommiserazione. Ora, non è un caso che c'è anche il sindaco, ma non l'avrei detto a prescindere, dice l'assessore. Non possiamo delegare la responsabilità di tutto questo ai policy makers, perché è molto comodo asserire che soltanto i politici
e sono i coloro che fanno politica e economia siano responsabili di questa mancanza d'essere. Certo. La responsabilità di noi, perché dovremmo prendere esempio, dando il contributo al professor Ezio Martuscelli, per trovare un'altra via, un'altra strada, per integrare questo sentimento della mancanza d'essere, dobbiamo dare quei legami che si sono sfilacciati nel frattempo. Nei racconti sull'educazione, dunque, si predilige un equilibrio narrativo che mantiene un gradiente antropologico culturale significativo tra la storia maggiore e la storia, le storie di mobili. E viene un accordo con l'attuale fede storicistica, ma in questa prospettiva, anche il professore Martuscelli, Ezio affettuosamente, nel merito di essersi costituito come soggetto narrante, come referente dei vari interlocutori, degli attori degli eventi significativi dell'emigrazione, proponendo per sé e per gli altri un imperativo categoriale. Lasciare traccia dei sacrifici che giovani uomini e donne del Cilento, strappati dai loro paesi, dalle abitudini e tradizioni, hanno dovuto affondare per sfuggire ad una sorte che prevedeva solo una vita di fame e miseria, lasciando ai discendenti un sentimento nostalgico che noi potremmo rubricare come mancanza d'essere. E questo riferimento alla storia di Nicola Montiero e Teresa Gabriele, dalle campagne del Cilento, alle miniere di Ezzerton e in Transilvania. Perché gli abitanti del Cilento, cito sempre il valore di questi altri scelti, una delle più povere regioni dell'Italia meridionale, partirono nella speranza di procurarsi un futuro più degno per sé e la famiglia, con il desiderio di una vita meritevole di essere vissuta, che difficilmente poteva realizzarsi in una terra matrigna. Questo è un altro topos significativo, la terra matrigna. Questa terra che ti accoglie e che ti espelle, e di cui senti la mancanza. Il recupero delle vicissitudini di tre distinti gruppi familiari, facendo capo a Giovanni Gabriele, la sua moglie Agnese Fusco e Donata Ciccariello, ha rilevato uno spaccato rappresentativo utile a ricostruire le varie fasi del processo migratorio, che ha coinvolto varie generazioni dalla fine del XIX secolo a tutti oggi. Un'analisi approfondita dei documenti di archivio privati e ufficiali ha fatto luce sulle condizioni aberranti di attraversamento dell'Oceano Atlantico in navi, definite ovviamente carrette del mare, e qui sto sempre citando le note conclusive di questi testi, che vanno soprattutto vissuti con l'ispezione di chi acquisisce dei documenti intimi e ufficiali ed integra una memoria collettiva, perché questo è il fascino di questi testi. Apparentemente c'è una serie di immagini, una serie di documenti, ma nel frattempo che noi acquisiamo questi documenti, noi rintracciamo delle storie che si sono sfilacciate, di banali, e quindi questo è un grande contributo, la reintegrazione nella memoria di identità altrimenti svanite. Dunque, l'esposizione a condizioni di lavoro precarie per quanto concerne le norme di sicurezza e di tutela degli infortuni, e nonostante tali difficoltà, il perseguimento dell'obiettivo perentorio di garantire l'educazione dei figli finalizzata al miglioramento del loro status. E non c'è luogo migliore di ribadire che qui abbiamo questa grande occasione, mentre c'è in fondo una cultura che ormai si declina nel virtuale, c'è bisogno di avere esempi e presenze significative. Certo. E a proposito della metafora anche del marciapiede o dei luoghi, diciamo, impeti e selvaggi, in fondo, diciamo, bisogna coniugare sia le norme con la libertà espressiva, perché il rischio di un mondo virtuale è quello di in qualche modo orientare verso il bianco e il nero, diceva prima la dottoressa Giovanna Baldo, mentre bisogna cogliere le sfumature, il grigio, ciò che è intermedio, perché soltanto così facendo noi possiamo restituire una cultura che sia profondamente radicata nell'essere nel mondo, e questo è il nostro dovere. E a proposito, quindi, mentre passiamo dalle fortune e sventure della famiglia di migranti italiani dall'Occidente alla Pennsylvania, e vorrei chiudere questo mio contributo, non vorrei essere prolisso, sempre con le parole del professore Martuscelli. Gli autori dei racconti sull'immigrazione hanno creduto nella rilevanza della storia minore locale
incentrato sullo studio di materiali e documenti conservati negli archivi privati delle famiglie coinvolte nel fenomeno di migrazione transoceanica, per decodificare attraverso la situazione di famiglie campione, questo l'ho detto io, gli interessanti e documentati percorsi di emigrazione verso i paesi dell'America del Nord e del Sud, coinvolgendo i discendenti della prima generazione di immigrati per acquisire informazioni utili a chiarire i processi di integrazione che sono stati necessari per i membri delle seconde e terze generazioni per inserirsi a pieno titolo nella società del paese di accoglienza, spesso raggiungendo posizioni economiche, sociali, culturali elevate. Migrazione transoceanica da famiglia passando dall'Occidente alle Americhe. Partendo da un libro, io necessariamente dovrò attraversare i tre libri che ho avuto l'occasione di leggere, perché è un discorso coerente e, diciamo, un fondo, una missione di civilizzatrice e un'educazione a rievocare nella memoria il senso di integrità, dare delle risposte a questo sentimento di mancanza d'essere. E di questo ringraziamo il professoressa Martuscelli e voi che ci avete accolto in questa occasione. È chiaramente il mio onore di essere un collaboratore di questa esperienza che credo sia unica, davvero. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie Luigi per... Sono quasi commosso, obiettivamente parlando hai descritto in pieno, hai centrato in pieno gli obiettivi che c'è non solo io ma anche i coautori, Bert Maringo che è qui presente, ma anche poi gli altri coautori. Diciamo. Come vogliamo procedere? Apriamo un dibattito oppure Peppe vuoi intervenire sul... allora io darei la parola allora mi devo alzare sì di là qua possiamo chiudere adesso. Buonasera dopo la relazione dell'amico Pasquale Carelli davvero io potrei anche andarmene così fatto perché mi sento davvero gratificato per la lettura che lui ha fatto del mio piccolo lavoro. Vorrei aggiungere solo alcune cose, così di tipo personale, per chiarire anche qual è stato un po' lo scopo, quali sono state le motivazioni che mi hanno indotto a scrivere questo libro. Scusate, problemi di lettura. Nella seconda pagina di copertina io ho scritto attraverso il racconto il lettore conosce la storia di un luogo e ne coglie appieno l'animo. Voglio dire questo, io cioè, ho cercato di raccontare, far conoscere la storia di Cendola, o almeno una parte piccolissima della storia di Cendola attraverso dei racconti, scrivendo delle storie, spesso inventando anche delle storie, che però avevano sempre come ispirazione degli avvenimenti realmente accaduti. Ad alcuni ha fatto cenno già Pasquale, le cito, le ricordo perché sono nella mia introduzione, sono indicato in maniera anche abbastanza precisa con le date. Una risale alla notte del 24 e 25 dicembre del 1954, la famosa guerra dei Frescaretti, come diciamo accendo e come quelli anziani come me ricorderanno sicuramente, anche se io ero un bambino, ricordo con un sogno, però la cosa che mi colpiva di quell'episodio era il fatto che ogni qualvolta incontravo delle persone che erano stati protagonisti di quell'episodio, lo ricordavo, poi si parlava del parroco. La prima cosa che dicevano è ma quello la volta e ricordavano quell'episodio.
cioè fu un fatto che favorì moltissimo la sensibilità della comunità genovese. È una tradizione antichissima, che quella di il 24 e il 25 la notte di Natale accompagnare i pastori, i contadini costruivano con le canne loro stessi gli zoccoletti, i fiscalini come li chiamiamo noi, e poi durante la nascita, quando veniva celebrata la nascita di un bambino, accompagnavano questo evento con lo suono. Il parroco dell'epoca purtroppo non trovò molto armonioso quel suono, lo gradì molto, considerò quel suono un motivo di disturbo, e quindi praticamente ci fu un intervento addirittura dei carabinieri, ci fu quindi fu impedito a quelle persone di entrare in chiesa e di manifestare, in effetti, perché quello era il loro intento, manifestare la loro religiosità in quello era il modo che conoscevano, quello era il modo che sapevano fare, e così volevano fare. Oltretutto, poi, quell'episodio del 1954 era stato preceduto l'anno prima, sempre la notte di Natale, da un episodio anche abbastanza grave, cioè quella sera la gente era entrata in chiesa e naturalmente, come facevano da sempre, al momento della nascita di Gesù Bambino incominciarono a suonare. Ci fu una reazione del parroco a dir poco clamorosa. Il parroco prese il bambino che aveva già nelle mani, lo poggiò con violenza sull'altare e si ritirò in sacrestia. Poi tornò naturalmente dietro le esistenze, dietro la promessa che nessuno più avrebbe assumato quella cerimonia. Ecco, questo è secondo me un episodio che va ricordato, no? Perché fa parte un po' della storia del nostro paese, della storia della nostra gente. Allora io, partendo da questo, ho costruito quel racconto di cui ha parlato già Pasquale. Un racconto che ha come protagonista questo bambino. Vive, ecco, un'altra cosa molto bella iniziata da Pasquale Carelli, il fatto che io ho voluto proprio avere come protagonista di questa raccolta il territorio di Cendola, Questo bambino dove viveva? Questo ragazzo viveva sulle colline che sono dietro, sopra l'abitato di Cendola. Viveva nella cosiddetta area di Santa Lucia, la zona della Cerreta, del Chiancomune, quella parte della collina che si affaccia a precipizio quasi sulla stupenda valle del Mingano. Viveva con il padre allevatore, non era mai sceso in paese, non andava neppure a scuola, praticamente la sua scuola era la natura, conosceva benissimo tutte le specie vegetali presenti su quel territorio, riconosceva i versi degli animali, i canti degli uccelli, però non sapeva né leggere né scrivere. Allora, quando lo zio insegnò a lui a suonare lo zoccoletto, per lui fu un'occasione per tornare, per scendere per la prima volta in paese. Scese in paese facendo la via delle fondanelle, che noi chiamiamo, quindi arrivò nella parte storica di Cendola, il Vallone, arrivò in via San Sebastiano, e quando si ritrovò di fronte alla piazza, la piazza cosiddetta Piazza Vecchia, là dove è l'ingresso della chiesa, si ritrovò davanti una scena che praticamente lo scioccò. Questi signori con i frescaliti, con le mani alzate in alto, brandivano come fossero delle armi, imprecavano, qualcuno forse anche ammirazzato, bestemmiava. E tutto intorno un gran numero di carabinieri.
che impediva, mentre loro cercavano di entrare in chiesa, i carabinieri naturalmente minacciando anche la testa. Il primo fu scioccato da questa immagine, scoppiò a piangere, capì che non sarebbe mai entrato in chiesa per suonare insieme agli altri il fuscarito, e ritornò attraverso le fondarelle in alto sull'area di Santa Lucia. Non scese mai più in paese per tutta quanta la sua vita. Ho voluto riprendere questo racconto soltanto per un poco spiegare anche l'artificio che ho usato per raccontare, provando a fare anche un po' di storia. Su questa falsa riga ci sono altri racconti, come quello che riporta la caduta purtroppo dell'edificio. Ecco, quello io avrei voluto per quella data, il 2 aprile, che la comunità di Cendola la ricordasse ogni anno. Quello è stato veramente un miracolo, secondo me. I bambini non si trovavano nella mensa per un puro caso. Era l'orario in cui avrebbero dovuto essere a mensa. Non si trovarono da tre dentro, che ci fu un ritardo probabilmente nella preparazione dei pasti. Altrimenti sarebbe stata una strage. Non accadde niente, fortunatamente. La gente attribuì il miracolo a San Francesco di Paola, che si festeggia proprio il 2 aprile. E l'anno successivo la comunità di Cendola fece celebrare una messa per ricordare quell'episodio, quel fatto. Poi però non si è ripetuto più. È un peccato, sarebbe stato bello. Nell'intervista che ho fatto prima ho un po' paragonato la cosa al miracolo di Sant'Antonio, alla festa di Sant'Antonio del Porto a Pagliuolo, no? Un poco penso che le dimensioni forse sarebbero stati della tragedia, sarebbero stati anche molto più gravi. Ecco questo, ma altri racconti, ci sono poi altri racconti che sono state già in qualche modo così illustrate. Ho cercato un poco di ricordare la storia del nostro paese facendo riferimento ai briganti. Non dimentichiamo che Cendola è la patria di Nicola e Apollonio Marino, che erano la famigerata Banda Marino, che interversò non solo nel nostro territorio, ma addirittura anche in altre regioni, Lucania, combattendo una serie di crimini a volte anche molto, molto efferati. Il Brigante era anche una figura particolare, no? Lo diceva anche Pasquale prima. Io ho cercato un po' di darne così una lettura oggettiva. C'era chi chiaramente considerava dei semplici delinquenti, malavitosi, detti a rapire, uccidere, addirittura stupri. C'era chi invece li considerava degli eroi, gente cioè che combatteva per la libertà e la giustizia sociale. Concludo, non voglio provocare perché altrimenti divento pesante, soltanto dicendo che quello era un periodo particolare storicamente, no? Il potere politico, economico, amministrativo era nelle mani dei galantuomini, i quali non trattavano sempre la povera gente come semplicemente dei dipendenti, ma più delle volte, la maggior parte delle volte erano dei veri e propri servi. E quindi qualcuno volle anche accostare la figura dei briganti a questa lotta sociale che in quel periodo si faceva. Poi chiaramente la lotta tra galantuomini amici dei borboni, galantuomini amici dei liberali. E ancora l'abbadia, perché non parlare dell'abbadia per esempio, no? È un'istituzione che uno dei racconti, un contadino a cui viene chiesto: ma perché sta zona si chiama abbadia, la terra dove più che aiuto, dove lavori i campi, si chiama abbadia?
boh, che ne so, non lo so risponde, e neppure mi interessa. Ecco, mi piacerebbe che invece tutti sapessero l'esistenza della Lombardia e conoscessero la sua storia. Io credo che pochi sanno che abbiamo dei, dopo la distruzione, dopo l'incendio, abbiamo dei resti della Lombardia e sono nel cimitero di Cello, là dove è quell'edificio che è oggi l'ossario. Quello praticamente è, il, è un, ciò che resta della, della nostra antica Lombardia, cioè della Lombardia Santa Maria dei Margini di Cello. Chiedo scusa, forse ho esagerato. Grazie Peppe. Io allora c'ho due parole per, a commento del, dei commenti fatti da Luigi Leuzzi. Questi libri che abbiamo pubblicato ultimamente sulla immigrazione sono basati su una nuova metodica. Cioè finora noi ci siamo basati nell'affrontare la problematica dell'immigrazione nel recepire materiale iconografico o documentale quasi esclusivamente dai, dai discendenti in loco. Io mi sono reso conto invece che, diciamo, io e altri che hanno collaborato con me, che era fondamentale, non so, cioè, diciamo la, la bibliografia e la storiografia dell'emigrazione italiana, tanto per capirci. Si partiva dalla partenza, va bene, praticamente all'arrivo, dopodiché noi non conosciamo più nulla di quello che arrivava. Cioè, Nicola Imbrieco, che è diciamo il bisbisnonno di Bert Maringo, è partito dalla, da Cendola, dove aveva sposato una cendolese, lui era, era furiano veramente. E diciamo, la, se noi leggiamo i libri sulla, sull'emigrazione, parlano di questo personaggio che è partito dalla Cendola, è arrivato là, cioè, dopodiché quello che è successo dopo, sia a Nicola Imbrieco e alla sua famiglia, cioè agli oriundi, praticamente è quasi zero. Allora noi ci siamo posti questo problema, ma parlare dell'emigrazione non è solamente quello di parlare della partenza e dell'arrivo, no? Partenza che aveva delle problematiche tremende, perché per partire bisognava pagarsi il viaggio. Pagarsi il viaggio significa fare debiti, perché chi partiva, specialmente parlando della grande emigrazione che era dalla fine dell'Ottocento alla, all'era fascista e dopo dalla Seconda Guerra Mondiale al 50-60, chi partiva erano contadini la maggior parte, qualche artigiano, ma generalmente guardando agli archivi, alle fonti, e grazie a Bert Maringo siamo riusciti ad avere, dalla, dalla documentazione di bordo che si doveva esibire, c'era tutto quello che si poteva sapere. Sì, quello che avevano in tasca erano 10-20 dollari, non più di tanto. La maggior parte era analfabeti, non conoscevano la lingua. Allora immaginate voi questo poveretto o questi poveretti che arrivavano lì senza conoscere, senza una lingua in tasca, e quindi come sopravvivono? Ecco qui la ricerca aggiuntiva. Cioè si formavano delle catene di solidarietà tra con paesani o diciamo, parliamo di cilentani, era una specie diciamo di associazione di mutuo soccorso che andava a ricevere questi, questi poveretti che arrivavano, li aiutava a trovare le case, eccetera. Ecco, da questo, diciamo, da questo momento partiva la tragedia dell'emigrazione. Noi abbiamo considerato sempre, quasi la tragedia dell'emigrazione, quello che si partiva, si arrivava, poi non si sapeva quello che succedeva. È lì che cominciava la tragedia. Cominciava col viaggio. Le navi che venivano usate venivano chiamate carrette del mare. Perché? Perché erano navi di lusso alcune, non è, però avevano 2000 posti, no? 200 erano riservati ai, quelli che, alla prima classe, 300 alla seconda, 1800 a quelli, agli emigranti.
che venivano praticamente stivati come si stivavano nei carri bestiame. Il vitto era pessimo, non si respirava, era un'avventura micidiale. Figuratevi che, diciamo, appena potevano andavano sul ponte per dare un poco d'aria a respirare. La tragedia era quando c'era la tempesta, non stare lì, ti vomitavo, la prima tragedia era il viaggio. La seconda tragedia era l'arrivo, specialmente a New York, che è documentato molto bene da questo museo che hanno fatto a Ellis Island, dove erano sottoposti, diciamo, a dei oratori, visite mediche, eccetera. Dopodiché cominciava la vita nel paese, amico o nemico dei turisti. E qui si fermava generalmente la storiografia dell'emigrazione. Noi abbiamo considerato questo, che era necessario conoscere quello che succedeva dopo. Cioè, come si sviluppava la famiglia negli anni successivi. E quello che abbiamo potuto constatare, guardando quelle fotografie, che molto spesso è il genitore che non riconosceva la prima generazione, quasi mai considerava la terra d'arrivo sua, ma lavorava affinché i figli potessero considerare la terra d'arrivo, cioè gli Stati Uniti, cioè terra propria. Cioè si sacrificava per farli studiare, per farlo avanzare culturalmente. Naturalmente quindi raggiungendo delle vette non indifferenti. E quello che abbiamo potuto mettere in risalto collaborando con Bert Maring e con i vari, diciamo, secondo, terzo, abbiamo potuto vedere che in molti casi, partendo da contadini analfabeti eccetera, allora la seconda, la terza generazione ha raggiunto, sono da professori universitari, si sono, diciamo, hanno raggiunto lettere. E questo bisogna dare atto anche alla fluidità della società degli Stati Uniti in particolare, che permetteva di poter, diciamo, scalare in termini la società. Un solo ultima cosa voglio dire, la famigerata Etherton. Guardate, questo, non so quanti centolesi occidentali sono emigrati a Etherton, e l'avete visto, c'è un cimitero fatto dagli italiani, una chiesa fatta dagli italiani, tanti che erano gli italiani. Etherton era al centro del più grande bacino minerario carbonifico degli Stati Uniti d'America. C'era bisogno di manodopera e quindi tutti potevano essere assunti, ma era uno sfruttamento micidiale. I bambini, perché si lavorava a cottimo. E che significava che io, lavoratore, mi portavo nella miniera anche il bambino di 5, 6, 7, 10, 11, 12 anni, purché praticamente io potevo, no, far vedere, portare a fine giornata di aver raccolto 100, 200, 300 kg di carbone che mi veniva pagato. Se avete visto quella foto di quella povera vecchietta che si chiama Martuscente, quindi può essere una, poi è stato modificato il nome, vedete che porta ad Etherton, così come portava a Cendola, no? Un sacco di carbone sulle spalle. Perché? Perché venivano pagate praticamente in kind, cosiddetti in America, cioè con il carbone. No? Quindi seguire queste vicissitudini è stato un fatto per me estremamente interessante, anche perché siamo riusciti a costruire una rete transoceanica, chiamiamolo così, che ci permette di poter adesso fare affidamento ad punti di riferimento che ci permettono di avere notizie su altre famiglie che stiamo studiando, la famiglia De Masi, sempre con l'aiuto di Bert Maringo, Bert, e anche poi con la famiglia Natale, con Pina Valente, e la Vassallo, con altri, per esempio il terzo libro che abbiamo pubblicato da poco, ci sono come autori, sono tre pronipoti della famiglia Vassallo, che vivono prima in Uruguay, poi in Montevideo, e poi. Quindi questa metodo io credo che sia estremamente interessante per affrontare le problematiche che stiamo studiando. Finisco, scusatemi, l'anno scorso noi abbiamo organizzato con Pasquale Carelli, Luigi Leuzzi e altri tre eventi
su tre argomenti: sull'emigrazione classica, di quella di cui sto parlando, uno sullo spopolamento, il primo è stato fatto a Celle Bulgheria, Pasquale, il secondo a Torraca, in questo sforzo di allargarci in tutto il territorio, non rimanere fisso su un paese, il terzo a Palinuro Centro, perché non l'abbiamo potuto fare a Celle, l'abbiamo potuto fare a Palinuro. Era quindi emigrazione classica, spopolamento, diaspora dei giovani. Perché abbiamo fatto questi tre eventi? Perché noi abbiamo voluto ricercare in questi tre eventi, che vengono studiati separatamente, abbiamo voluto fare il filo luce, cioè un collegamento identitario, cioè quindi Luigi De Guzzi e Pasquale Caretti sono maestri, c'è anche Angelo Caretti qui presente, un filo rosso che unisce questi tre eventi. E credo che dalle ricerche che abbiamo fatto, questo filo, diciamo, che unisce gli eventi, dall'immigrazione in cui si partiva con 10 dollari in tasca, avendo venduto case, cioè, all'immigrazione skill, di cosiddette, cioè l'immigrazione intelligente, quella che ho, c'è un filo conduttore. La terra matrigna, anche in questo caso qua, ecco, abbiamo dato questo titolo che ha dato Pasquale Carelli, cioè ancora una volta è la terra matrigna che non è stata in grado di trattenere i vecchi migranti, i giovani di adesso. Grazie veramente per la vostra attenzione. Apriamo un dibattito adesso. Sì. Apriamo un dibattito. As you want to say, says Bert, do you hear me? Hello? Bert? Yeah. Yes. Say, I hear you. Do you want to see who you want? Sure. Okay. Yeah. I just want to thank everybody for this nice forum that we had today. It brings out a lot of emotions from my heart. You know, happy emotions and as well as sad, seeing what the immigrants had to go through. But I mean, personally, I'm thankful for their sacrifices and where I am today. And I'm really happy that Gentila and Edsel are taking such an interest in preserving the history of the immigrants from the Cilento region. And I just want to say thank you. Thank you so much from my heart. I do really appreciate it. Ok, lui ha detto che tornerà con piacere, veramente diciamo ha apprezzato questo momento di ricordo. Bert Maringo, l'ultima cosa che non ho detto, Bert Maringo è stato a Cendola, spinto da queste ricerche, eccetera, ed è venuto a visitare il paese di origine. Ecco, questo è un problema importantissimo che abbiamo affrontato. Cioè, noi dobbiamo spingere affinché gli oriundi americani, eccetera, spingere alla curiosità della storia, di conoscere l'identità e l'origine del paese da cui sono venuti là, possono venire a visitare i nostri paesi. È un turismo importante questo, che arricchisce il turismo classico. Ecco, questo è un esempio di Bert Maringo con la cugina, che viene a Palinuro, va a visitare il palazzo Imbrieco, perché il suo bisnonno è un Imbrieco, ma non di questo qua, e anche qui la cugina. Ecco, questo è un altro esempio, un altro libro che abbiamo scritto con Nereida Carbonell. Ecco qui, vedete, questi sono oriundi che sono venuti a visitare il loro paese d'origine. E qui un altro oriundo, Eric Martoni, con il quale stiamo collaborando per scrivere il libro della famiglia Natale, che anche lui è venuto. Ecco, questo turismo di ritorno, guardate, è una cosa interessantissima, che specialmente quando vengono dai paesi, sono terza, quarta e quinta generazione, che sono persone che diciamo sono stati invogliati dalle nostre ricerche a venire a visitare il paese di origine. Questo è un fatto da tenere presente, anche come andrebbe fatto in maniera tale che queste persone qua
spinta da, potessero essere in qualche maniera invogliata a ritornare in questo paese. È un turismo nuovo, ma che è molto importante. Grazie ancora. C'è Pina Natale qua. No, sono a casa, sono a casa. Sono a casa, perché era tardi. Sono a casa. Sono a casa. Allora, il libro, allora vi anticipo una cosa, questo libro qua, questo libro nostro sarà in italiano e in inglese. Questa è una novità assoluta. O no? Okay. Perché tutti i parenti americani se lo devono leggere, quindi come lo leggono? Perfetto, perfetto. Ma mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo bene. Ho detto così, che un poco aiutati perché, come si chiama? Eric ha già scritto tante cose in inglese. Io le traduco le mie e quindi abbiamo risolto queste cose. Vabbè. Solo questo, tutti quanti sono contenti, tutti gli altri là sono contentissimi in America perché dobbiamo fare questa cosa, ci sentiamo, ci siamo sentiti in questi giorni di Pasqua, li sto spingendo a mandare documenti, a mandare quello che possono mandare, ma okay. già Eric ha fatto molto perché Eric è uno storico e quindi Eric mi cercò e quindi niente, faremo questa cosa qua. Va bene, grazie. Con Bert Maringo stiamo lavorando anche sulla storia della famiglia Di Masi. C'è qualcuno che vuole intervenire? Scusate, dalla platea. Emanuele Ortu, vuoi intervenire? Emanuele, ci sei? Non è che possiamo. Non c'è Emanuele? No, è andato via. Vabbè. C'è qualcuno che vuole intervenire? Mi vedete? Sono Domenico Ienna. Prego. Sono arrivato, scusatemi tanto in ritardo. Prego, prego, prego. Salve. Mi spiace, non ho già quel poco che ho sentito, mi sembra molto molto interessante, che mi sono occupato tempo fa delle lettere degli emigranti fuori continente, del Cilento, una cosa interessantissima, di grandissima umanità. Tra l'altro dovrei fare fine anno un viaggio in Australia per rivedere le comunità cilentane che tanto hanno contribuito allo sviluppo dell'Australia, con le dighe, con le autostrade, con grande sacrificio. Per cui sto sentendo, mi spiace aver sentito la parte mancante, non so se sarà registrata, e così volevo sentire il prosieguo. Avete cominciato alle 8, mi pare? Sarà registrata comunque, pubblicata. Ah, perfetto, così mi interesserebbe molto la parte. Io sono antropologo e mi occupo, sono il rettore dell'Università Popolare del Cilento, di quella di Torre Orsaia. Quindi sono interessatissimo a questi ritorni, che sono ritorni di grande cultura e di grande importanza per chi torna e per chi accoglie. Quindi ecco, si complimenti all'organizzazione. Non so se c'è anche Leuzzi con noi che sta sentendo. Sì, è in sala. Ecco, adesso. Grazie alla tua presenza. Allora, grazie, continuo ad ascoltarmi con grande interesse. Grazie mille. Soltanto non sono riuscito a mettere il mio nome. Compare tu? Sì. Volevo dire. Compare, Domenico. Ah, compare, Iena. Domenico Iena, perfetto, grazie. Se mi fa avere il suo recapito, mi fa un piacere. Come no? Te lo mando con la chat? Provvedo io a dargli gli inserimenti. Provvede Luigi Leuzzi, provvede. Perfetto. Allora. Ciao Luigi. Ciao. Anche perché mi interessa a tutti quanti noi del gruppo anche questo problema della università che avete creato. Che può essere. Perfetto, grazie. Grazie. Bene, cioè, sono altri interventi? La platea?
Peppe, vuoi aggiungere una cosa? Allora io direi ai due relatori di chiudere la giornata, la serata, là, con un intervento conclusivo. Ti allora, concludente, io credo che stasera abbiamo portato a galla un po' di storia di Centola e dell'emigrazione, non solo di Centola, insomma, ma dal Cilento. Vorremmo dire, riprendendo Luigi, che abbiamo fatto un po' di micro storia, sì. Però c'era uno storico, un autore francese, il quale diceva, contestava la differenza tra la macro storia, quella grande, e la micro storia dei paesi, e faceva una metafora, è la serata delle metafore, e diceva la macro storia è quello che vediamo quando osserviamo la superficie del mare. Cioè noi vediamo questa superficie del mare uniforme, a galla, però dimentichiamo che sotto c'è ancora acqua. E portavo l'esempio di Napoleone. Napoleone è stato quello che è stato perché i suoi soldati si sono sacrificati per lui. Certo. Quindi noi possiamo considerare di aver fatto storia, nel senso che abbiamo portato alla consapevolezza di chi ci ascolta l'avventura degli emigranti e le tante avventure del delizioso libro di Giuseppe Conte. Va bene, ringrazio di nuovo per l'ospitalità. È stata una serata piena di metafore, di metonimie, un passaggio anche per le nostre corrispondenze che sono significative. Ma vorrei soffermarmi anche su alcuni aspetti del professore Lupo, che io non avevo appunto come riferimento per parlare in qualità di relatore, ma una scena mi ha colpito, la scena dei Ciscaglietti, la notte di Natale, nel solstizio d'inverno. Una ritualità dionisiaca che però accende una luce profonda su questa identità che è remota e che porta un sincretismo pagano cristiano che forse è un ritirato, non era tanto probabilmente il cattivo suono disarmonico, ma era questa enfasi dionisiaca che accendeva una luce su queste origini magico-misteriche pagane. Quindi, complimenti al professore Lupo per questa scansione, diciamo, della tradizione, perché poi in fondo questa ritualità, questa partecipazione alla nascita, no? In fondo il solstizio, la nascita di Gesù Bambino, apre una luce sul solstizio d'inverno. L'altro aspetto fondamentale che è venuto a capire, lasciando perdere che poi vabbè, Pasquale Galeri ci ha attratto, ci ha iniziato a introdurre dei riferimenti antropologici esistenziali significativi, e quando a un certo punto abbiamo iniziato a parlare della climax, dell'atmosfera emotiva, e questa è una dimensione fenomenologica profonda, perché quello che manca probabilmente e che non si accende come in questi incontri emotivo è proprio la climax, questa atmosfera affettiva che nessuna realtà virtuale potrà mai porci. Così. Per cui ecco come la biblioteca incomincia a essere l'occasione per riattivare delle atmosfere pregnanti. Solo, tra virgolette, siamo usciti dal grande Bruno Gallieri, l'atmosfera del Venerdì Santo, ad esempio, anche un grande rispetto per la ritualità cristiana, è una notte che si accende di significati, di attribuzioni di senso. E se noi riusciamo a restituire questa sacralità dell'incontro, della convivialità, possiamo riaccendere tanti significati che diventano puri. E quindi si riaccende la comunità, si dice, questo è sicuramente un aspetto significativo. Altra cosa, e che devo dire al professore Rappuscelli? Ha aperto finalmente una biblioteca, sindaco e l'assessore come istituzioni, ma certamente come anima, come spiritualità dell'intellettuale che viene condivisa. Qui ci troviamo in una biblioteca che accoglie i libri dei scrittori cilentani,
Ora ti dico una cosa, cioè vorrei chiudere perché altrimenti poi prendo molto tempo e molta parola. Vengo invitato a un incontro per la programmazione culturale di un municipio, non dico quale. Mentre sì, a un certo punto c'era una scrittrice che aveva parlato dei vari viaggiatori del Cilento e ne aveva posto un'enfasi ermeneutica, io gli dissi, ma scusa, modestamente, io ho parlato molto del Cilento, in senso ermeneutico, cioè hanno un'interpretazione anche magica, un significato ricco di simboli. Perché non mi conosci? E perché io non conosco te? Mi sembra che stasera ti hai dato una grande risposta. E complimenti. E qui ci dobbiamo incontrare. Conoscere e farci conoscere. Grazie. Grazie. Bene, io ringrazio tutti quanti voi, veramente il sindaco, la delegata alla cultura, la biblioteca deve vivere, se no è una collezione di libri. Questo è l'inizio per far vivere, deve essere di pulsante, deve pulsare, perché altrimenti è una collezione di libri cultura. Invece così diventa qualcosa che diciamo, sparge cultura ed è un centro di cultura e di promozione della cultura. Grazie a tutti quanti voi e speriamo di poterci incontrare presto. Grazie anche a voi, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.